Ciao a tutti. Una delle domande che mi hanno posto più frequentemente è stata quella dell'importanza del rilascio, l'importanza del follow through ed eventualmente il gomito è troppo alto. Ma effettivamente un gomito troppo alto può influire negativamente? Ma io direi assolutamente no. Quello che conta è forze di spinta e trazione, i vettori di forza resistente e forza di trazione su un piano verticale. Conta molto di più il braccio davanti, la spalla davanti estesa, che non un ottimo rilascio. Certo, tutto è importante, un buon rilascio è importante, ma un buon rilascio è importante se, ad esempio, rilassiamo le dita in modo naturale, non li apriamo di scatto. Un rilascio che possa avvenire in alto o possa avvenire in basso, beh, questo alle volte è una situazione particolare dell'atleta che va plasmata cum grano salis, quindi con caso per caso. Quindi i tecnici non devono essere così superficiali, non devono essere così superficiali nel dichiarare che quel rilascio è bruttissimo e quindi influenza negativamente il tiro. Sì, lo potrebbe anche influenzare negativamente, ma ci sono altre cose più importanti che magari sono dei punti forti e che quindi sopperiscono ad alcune mancanze. Quindi i tecnici sono superficiali sul fatto che guardano solo i punti deboli, non guardano i punti forti. I punti forti sono la cosa più importante, più degli errori commessi. È logico che se noi abbiamo un buon rilascio, quindi un buon allineamento delle spalle, la mano ovviamente rilassata, andiamo in ancoraggio, quindi cerchiamo di abbassare il gomito incrementando i dorsali e poi rilasciamo la nostra freccia. Ma le mie misure antropometriche mi permettono di farlo non troppo bene, ma mi permettono di farlo. Le persone molto alte, molto longiline, come può essere anche Giuseppe Seimaldi ha il gomito leggermente alto e non è che abbia un rilascio straordinario, però ha un braccio davanti fenomenale, ha una forma di tiro precisa, sempre la stessa, un ritmo appropriato, e quindi questi sono i suoi punti forti e sopperisce in modo straordinario a queste piccole mancanze. Poi parliamo di follow through, no? Il rilascio non è il follow through, è il continuare l'azione, quindi seguire attraverso, continuare l'azione anche dopo che la freccia è partita ed ha impattato sul bersaglio. Quindi noi possiamo effettuare un buon allineamento, una buona presa sulla grip, un buon ancoraggio, un gomito anche un pelino alto, ma avere un buon follow through. Ecco, questo è un buon follow through, con soprattutto il follow through sul braccio davanti. Il follow through non si deve guardare da dietro, non si deve guardare sul rilascio. Nell'arco nudo il follow through si deve guardare sul braccio davanti. Questo è un follow through che fa del tiro un punto veramente, veramente, veramente forte. Quindi, tecnici, non siate superficiali nei vostri giudizi. Non date per scontato le cose che leggete sui manuali, vanno tutte bene, sono fondamentali, ma ogni modello ha bisogno di essere trattato a sé. Quindi ogni
ogni arciere ha le sue particolarità. E poi soprattutto usate anche un po' di costruttivismo su, per quanto riguarda l'arcieria. Ogni arciere è fatto a suo modo e quindi va aiutato a progredire, non con dei modelli precostituiti, ma con quello che effettivamente lui è in grado di fare e di ottenere. E soprattutto consolidate tantissimo i punti forti. Sono quelli che l'arciere riesce a controllare meglio, che gli vengono naturali e che quelli che lo faranno assolutamente progredire e gli faranno cancellare i punti deboli. Quindi non concentratevi mai troppo sui punti deboli. Sì, tutto va pianificato, ma attenzione. Quindi non guardiamo troppo il rilascio, ma guardiamo il follow through per quanto riguarda il braccio davanti, che nell'arco nudo e anche negli archi tradizionali è veramente la cosa più importante. Allineamenti, ancoraggio. Brutto rilascio, perfetto follow through per quanto riguarda il braccio davanti. L'arco lungo non ha la stabilizzazione, non ha massa davanti, non ha inerzia. È difficile, l'arco nudo è difficile, non è facile. Quindi tutto si... La nostra attenzione, dobbiamo creare un punto forte sulla spalla che va estesa e mantenuta estesa durante la trazione e il braccio davanti con una pressione sulla grip allineata, questo sì, allineata all'osso radio, all'osso omero e ai muscoli dorsali. Lo rivediamo ancora una volta. Non è un gran rilascio, però secondo me è un buon follow through per quanto riguarda il braccio davanti. Il braccio davanti, mi raccomando, il braccio davanti. Non guardiamo sti gomiti alti, non guardiamo sti cattivi rilasci, guardiamo il braccio davanti, prima. Poi cerchiamo di limitare il più possibile gli errori dovuti a un gomito alto o a un cattivo rilascio. Grazie, ciao a tutti.